Non avrei voluto parlare di Francesco, avrei voluto parlare con Francesco, avrei voluto parlare più a lungo. Quando ci siamo sentite parecchie volte, lui ed io nello stesso ospedale senza poterci vedere, e non c'era ancora il Covid. Questa improvvisa, io lo sapevo, ma la morte. Uso questo termine, la morte, sì, perché molti dicono che i poeti vivono. Forse in questo caso, anche se Francesco non voleva definirsi poeta come lo definivo io, non voleva essere chiamato poeta. Dicevo, anche se forse in questo caso la memoria, grazie alla famiglia, differente da tante altre famiglie di autori importanti che se ne vanno, questa famiglia e gli amici tutti faranno l'impossibile per mantenere viva la memoria, i suoi scritti, le sue immagini, quelle bellissime persone in quella favolosa notte della poesia, quando per poco, per pochissimo ci siamo incrociati, con delle domande intelligenti, con una delicatezza, e poi domani abbiamo fatto una passeggiata al museo, ho incontrato alcuni giovani e mi piacerebbe tornare quanto prima per vedere la sua casa, la sua stanza dove abitava. E questa è la cosa che forse mi attrae in qualche modo.